tu parlando di queste cose. Sì, dimmi. Vabbè, non ha voluto continuare la domanda, si è sentito in diretta e probabilmente ha voluto mettere giù. Sì, beh, ricordo il numero telefonico che è 049 700 700, se l'ascoltatore vuole richiamare per la sua domanda. Io sono a disposizione di chiunque mi telefoni, anche a casa, se qualcuno vuole telefonarmi in privato. Mi hanno telefonato un sacco di gente, di cui almeno un terzo, apparteneva a gruppi tipo Cesnur, tipo Chris, tipo... Cioè, mi ha telefonato la gente a cui ho dato tutte le risposte, tutte le informazioni che gli servivano, per cui non me ne frega niente di chi mi telefona, cioè io non chiedo la carta d'identità, non chiedo il numero di telefono, non chiedo chi sia, cioè non mi interessa, io metto in chiaro chi sono, nome, cognome, indirizzo, Francesco fa questo, altri fanno questo. Tante persone non gli chiedo nulla, per cui inutilmente chiedermi qua. Vabbè, insomma, sì, ecco, andiamo avanti. Ritorno sul discorso, appunto, cioè la stregoneria non si è stata contraddistinta dal discorso che quando sono stati perseguiti dall'Inquisizione hanno cominciato a fare solo un attacco di difesa o di attacco o di distruzione dell'Inquisizione, hanno preferito essere se stessi e continuare a essere quello che erano, cioè non hanno rinunciato a qualcosa. E nel loro modo di agire non sono stati limitati dal fatto che le fosse esistenza l'Inquisizione che andava contro di loro, hanno sempre preferito essere, affermare ciò che loro erano, e hanno sempre preferito questo, anche sotto la tortura hanno sempre, finché hanno potuto logicamente, perché la tortura cristiana non era da poco, hanno sempre cercato di mantenere fede ai loro valori, ai loro principi, a loro se stessi, ma questo qua è significativo. Loro non hanno rinunciato a essere delle streghe o degli stregoni perché c'era l'Inquisizione. Loro hanno detto, noi siamo questo, vogliamo essere questo. E poi hanno avuto meno fortuna perché l'Inquisizione era forte, perché il monoteismo era forte. Però il loro scopo era di manifestare se stessi e non di lottare contro l'Inquisitore. Sì, a parte il fatto che ti dirò che di streghe e stregoni veramente bruciati si contano sulla punta delle dita. Erano più le persone che imitavano, che avevano una tensione interna e che non sapevano come proteggersi. Sì, beh, era poi gente che utilizzava, ad esempio, la medicina, cioè nel senso, esatto, che loro hanno buttato nel calderone, cioè hanno tutto buttato quanto, milioni di persone soltanto perché conoscevano, cioè, qualcosa. Nel seguito di Arlecchino c'erano pochissimi che sono stati presi. Se abbiamo qualche notizia qua e là, ma pochissimi sono stati presi. Sì, perché no, sapevano come proteggersi, no? Sì, no, tieni conto che il fatto stesso che esistesse appunto per loro la strega, che era una persona che curava le persone, solo perché conosceva le erbe o conosceva delle tecniche mediche primitive, era pericoloso perché significava chiaramente che era più forte un'erba che il loro dio. E di fronte a questo hanno sempre, cosa fatto i monoteisti? Hanno sempre scelto di distruggere la conoscenza, cioè, ma la conoscenza tecnica. C'è un'esaltazione della distruzione, sì, della conoscenza. No, ma difatti basta pensare anche a un semplice discorso, qualcuno ha detto giustamente, fa, non diamo una lira a chi, alle scuole cattoliche, a chi ha condannato Galileo, a chi ha perseguito Giordano Bruno, questo è vero. Senti, da Epistola ai Corinti di Paolo, considerate, o fratelli, la vostra chiamata. Tra voi non ci sono né molti sapienti, secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto gli ignoranti del mondo per confondere i sapienti. Di più, Dio ha scelto quelli che nel mondo non hanno poteri per far svergognare i forti, anzi, fra le persone del mondo, Dio ha voluto scegliere quelle di umili natali, disprezzate, tenute in nessun conto, come non fossero per ridurre a nulla coloro che sono. Cioè, la distruzione del sapere e della conoscenza è stata fatta d'arte, perché non avendo i cristiani né sapere né conoscenza né determinazione davanti alla vita, dovevano distruggere tutti quelli che avevano conoscenza e determinazione, perché loro si sentivano dei vermi, ma lo sono dei vermi. Sono dei vermi cristiani. Scusate gli esseri vermi, penso che mi scusi. Esatto, sì, beh. Nella valenza negativa, appunto, cioè la caratteristica del monoteismo è sempre quella di rendere le persone incapaci, cioè di privarle di qualsiasi cosa, di togliere di qualsiasi cosa. Cioè, la caratteristica fondamentale del monoteismo è sempre dire, non puoi fare questo, ti vieto di fare questo, non devi fare questo. Cioè, c'è sempre una volontà di limitazione, di negazione di qualcosa. E difatti, i monoteisti su cosa si possono reggere? Si possono reggere solo sull'ignoranza. Per questo loro vanno a distruggere tutte le culture, tutti i libri,
tutte le informazioni, tutte le memorie, tutti i templi, tutte le statue, perché nulla deve rimanere che possa testimoniare una grandezza al di fuori del monoteismo. Per questo il monoteismo è così pericoloso. Il monoteismo è sempre questo, cioè non c'è nessuna differenza tra l'inquisitore che bruciava qualcuno perché conosceva un'erba e gli attuali sacerdoti. C'è soltanto un comportamento diverso dovuto alle circostanze e alle porte di forza, ma la sostanza, lo spirito, le idee, le volontà sono gli stessi. Un inquisitore del 1600 non è per nulla differente dal più bravo dei preti, dal più buono dei preti, secondo le persone. La loro volontà è sempre quella, solo che si adeguano alle situazioni di mercato, alle situazioni di dominio, alle situazioni di conflitto. Sanno che non possono fare questo, di conseguenza, con l'abilità, seguono di presentarsi in un'altra maniera, ma è solo una campagna pubblicitaria. I valori, il valore dell'inquisizione per il cristianesimo, per la Chiesa cattolica, l'intolleranza è sempre connaturata a qualsiasi monoteismo, che sia ebraico, che sia musulmano, che sia cristiano. Di conseguenza, loro cosa fanno? Tendono a cambiare le cose momentaneamente, perché sanno che in quel momento non sono vincenti, non hanno la forza, perciò loro faranno qualcosa. Cioè, basta pensare, come dicevo prima, il discorso dell'integralismo, ad esempio, islamico in Algeria. All'inizio sono partiti col regalare il pane alla gente povera, alla gente che faceva la fame. Cioè, anziché dire nel sistema sociale in cui viviamo la povertà non deve esistere, agiamo sullo Stato, agiamo nel sistema sociale affinché elimini la povertà, noi diamo il pane ai poveri, cioè alimentiamo la povertà, facciamo che i poveri siano riconoscenti nei nostri confronti e debbano pagare il debito. Qual è il debito che hanno pagato? Quello di mettersi al servizio di chi dopo è andato a sgozzare gli altri. Per cui, anziché dire io la miseria la elimino, io voglio che il sistema sociale stia bene, cioè non abbia delle contraddizioni ai limiti più bassi, sono andati ad alimentare la miseria dando il pane, così hanno avuto le braccia per sgozzare chi non si poteva difendere. Questo è il meccanismo della carità. La carità cristiana funziona nello stesso modo. Questo è il senso della carità. Perché fare la carità? Per avere a disposizione chi è beneficia della carità, per usarlo come strumento all'interno del sistema sociale. Disarticolare il sistema sociale e distruggere le strutture. Questo è il senso della carità. Sì, beh, questo è un classico. Cioè, qualsiasi monoteista userà sempre questa tecnica, cioè, nel senso che per loro le situazioni non vanno modificate, perché qualsiasi modificazione può diventare pericolosa. Vanno sfruttate ai loro fini, e di conseguenza, perché ad esempio noi abbiamo situazioni tipo la Bosnia o l'Albania in cui c'è una presenza appunto militare islamica, proprio perché fa cosa mi pare la Bosnia e l'Albania? Vuoi scatenare una guerra? Sai che c'è un tizio qui che ha una radio, si chiama Don Bizzotto, radio cooperativa, di cui ho il massimo disprezzo possibile immaginabile, è un prete, e lui è a capo di un'organizzazione che secondo me è mafiosa e criminale, anche se ufficialmente sicuramente i magistrati non saranno del mio parere, però dal punto di vista morale lo è, ed è a capo dell'organizzazione denominata Beati Costruttori di Pace, un'organizzazione che ha già lavorato per destabilizzare la Bosnia ai suoi tempi. Bene, sai cosa stanno facendo questo? Allora, questo per il Kosovo, anche per questo il gruppo Beati Costruttori di Pace ha organizzato insieme all'associazione Papa Giovanni XXIII e Pax Christi Amir Italia una mobilitazione non violenta, non violenta, che si terrà a Pristina il 10 dicembre prossimo in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Don Bizzotto costruisce il terreno. Per cui Osman Bin Laden, Don Bizzotto è dal Gazzettino del 2/11/98, e dal Gazzettino dell'8/11/1998 abbiamo Osman Bin Laden, il saudita accusato di essere il regista degli attentati anti-americani, stava per mandare 300 terroristi nel Kosovo per combattere con gli indipendentisti albanesi, secondo un cittadino francese a giudizio a Tirana. Per cui e i finanziamenti per le armi e le azioni ci arrivano da Londra. Cioè, Don Albino Bizzotto non fa altro che esattamente quello che fa st'altro terrorista islamico, al solo scopo di destabilizzare, distruggere l'Albania, la Jugoslavia, che ormai è un teatro dove si possono allenare a destabilizzare le istituzioni pubbliche. E Don Bizzotto e Osman Lidi Laden, che è quello organizzatore di attentati contro gli Stati Uniti, eccetera, fanno esattamente la stessa cosa dal punto di vista morale
etico, filosofico, comportamentale, sono dei criminali nazisti. Dopodiché da radio di Don Pizzotto può attaccarmi finché vuole, però quello che lui fa nel Kosovo è il tentativo di destabilizzazione di una nazione sovrana, di un sistema sociale che tentava di ricostruirsi pian pianino, ed è la stessa cosa che fa Bin Laden con i suoi terroristi, per cui è la stessa e identica cosa. E qui abbiamo scatenato una guerra che non finisce più. Basta ricordare che Madre Teresa di Calcutta era albanese, e dopo il crollo del Partito Comunista Albanese lei andò subito in Albania e fece di tutto, si inchinò addirittura sulla tomba di Enver Hoxha, che era il capo del Partito Comunista albanese, che si proclamava ateo, andò addirittura a portargli una corona di fiori pur di avere l'autorizzazione a impiantare il Sole della Carità in Albania. E chiaramente se andava a impiantare il Sole della Carità non era certo per aiutare gli albanesi poveri o disgraziati, ma per aumentare la distruzione del sistema sociale già misero che loro avevano. Ecco. E naturalmente questo avveniva con l'appoggio dell'Andreotti, allora Andreotti, io ho tutta la segna stampa, io ho la segna stampa di 4-5 anni a sta parte, c'ero sempre in ordine, ben incollata, fotocopiabile in qualsiasi momento, anzi invito se qualcuno vuole, tipo i nostri amici anticlericali che vogliono rassegna stampa anticlericale, è a disposizione per chiunque la vuole. Non è ancora perfettamente in ordine perché è in ordine per anno e non per argomento, ma insomma penso che sia molto ordinata in schedari, in contenitori precisi, per cui sempre rintracciabile, sempre a disposizione. Sì, ecco, visto che c'è il discorso di Madre Teresa di Calcutta e della capacità di arricchirsi sulla povertà degli altri, perché logicamente poi con la scusa che loro fanno carità, che non è carità, hanno sempre la possibilità di avere soldi. Ecco, una notizia che ad esempio nessuno ha riportato, che è giusto riportare anche perché è di attualità vicentina, e tutti quanti, almeno gran parte, conosceranno Don Riccardo Argnaraz, uno dei capi dei carismatici cristiani, movimento... Gli è andato 7 anni. Movimento, gli è andato, no, 3 anni. 3 anni, benissimo. Allora, 3 anni, tenete conto che... gli hanno chiesto un risarcimento di 760 milioni per truffa, e questo prete è stato difeso da 7 testimoni, di cui benissimo 3 erano preti, e il pubblico ministero li ha denunciati per falsa testimonianza, 3 preti. Questo prete, nella sua dichiarazione, ha citato come esempi Madre Teresa di Calcutta, San Francesco e Padre Pio. In buona compagnia. Sì, beh, perfetto. Sì, ecco. Infatti il padre Pio poi dovrebbe spiegarmi che c'aveva le stimate che poi prima di morire sono sparite. Ecco, tenete conto che allora, Argnaraz è il rinnovamento dello spirito, carismatici ricevuti dal Papa come nuove comunità. Un paio di mesi fa hanno fatto una cerimonia. Benissimo, citava Madre Teresa di Calcutta fra gli esempi suoi. Ricordiamo che Madre Teresa di Calcutta è stata complice di un truffatore americano che ha truffato ai fondi pensione degli americani 252 milioni di dollari e ha messo in povertà 17.000 cittadini. Pari a 52 milioni di dollari. 52 milioni pari a 350 miliardi circa. Ecco. Circa, l'ira più l'ira meno. 17.000 persone che è stato rubato il loro fondo pensione. 17.000 persone ridotte in miseria da Teresa. Lei logicamente non li ha presi tutti questi soldi, lei ne ha presi una minima parte, però quando questa persona è stata giustamente processata perché erano un truffatore, lei scrisse una lettera al tribunale dicendo: questa è una persona molto brava perché mi ha sempre fatto la carità. E il giudice richiese di restituire i soldi, lei si guardò bene da restituire i soldi. Comunque, tenete presente appunto qua a Vicenza, Argnaraz condanna 760 milioni di multa di risarcimento danni. Ecco. Questo appunto chiaramente è una manifestazione del comportamento dei monoteisti. Perché noi spingiamo sui soldi dei cattolici, cioè puntiamo molto sui soldi che hanno i cattolici? Cioè, i soldi in realtà hanno poco valore, cioè noi non gli diamo questo valore, anche se sappiamo che qualsiasi cosa esiste all'interno del sistema sociale va comperata e venduta, cioè, questo è ovvio. Però il cattolicesimo non ha una dottrina, non ha una fede, è solo stupro del futuro delle persone. Per stuprare il futuro delle persone deve pagare lo stupratore, perché lo stupratore o ha dei benefits sociali e allora può agire come stupratore, deve essere pagato, stipendiato, alimentato e trovare interesse nel fare questo, oppure si dissocia da quel modo di fare.
Allora, per riuscire ad avere soldi sufficienti per pagarsi tutta quell'organizzazione di stupro del futuro delle persone, i cattolici hanno bisogno di soldi, perché solo quei soldi fanno questo. Non hanno una cultura filosofica, non hanno una morale, non hanno una visione sociale, non hanno una visione della vita, non hanno nemmeno il rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, basta vedere quelle scuole cosa vogliono fare. Cioè, non hanno il rispetto di nessuna legge che non sia quella di mettere in ginocchio le persone. Quando un cattolico firma un trattato è solo per fregare la controparte e basta, cioè non ha dignità nel trattato, cioè non mette se stesso, non si fa semo sanco, non dice la mia parola ha valore, no, io ti devo fregare. Sì, ma infatti. Ed è insegnamento del pazzo di Nazareth con i farisei fanno le domande e lui dice no, voi siete malvagi, ma perché non rispondi? Perché è quella di paglia. Questa è la tecnica sì, loro. Sì, ma il comportamento loro dei cristiani è un comportamento non dettato da una che loro vadano a falsare il messaggio di Cristo. La loro è l'applicazione delle parole di Cristo. Infatti, perché non venite a raccontarci che la Chiesa Cattolica abbia tradito Dio. Cattolica non ha mai tradito Dio, no. E non ha mai falsato il messaggio di Cristo. Quello che fa la Chiesa Cattolica l'avrebbe fatto anche Gesù Cristo. Esatto. Ecco. Cioè, praticamente non fa altro che rispecchiare quello che è l'insegnamento. È chiaro che noi troviamo altre cose. Cioè, il fatto che il deserto del Sahara mi dia un Vangelo gnostico, un Vangelo antico, sepolto da 1400 anni là sotto la sabbia, e non può dire ma queste sono le vere parole di Cristo, col cazzo, cioè, nel senso che no, quelli non hanno contribuito a mettere in ginocchio gli esseri umani, quelli non hanno costruito delle leggi, quelli non hanno costruito dei comportamenti, quelli non hanno costruito la direzione in cui la Chiesa andava. Perché è chiaro, il Vangelo per esempio di Tommaso di Didimo, che io cito sempre perché ci sto lavorando, per cui chiaramente è una fissa, è un Vangelo pagano, perché non è neanche gnostico oltretutto, è proprio pagano, cioè appartiene ai riti misterici di Adone, che dalla Siria era arrivato anche a Gerusalemme, c'era anche in giro, e cioè, i riti misterici della rinascita di Adone, sai, la natura che si rinnova, eccetera, per cui anche il rinnovarsi dell'individuo. Non è niente, ed è talmente estranea a quella che è la cultura ebraica, che di questo Vangelo gli unici riferimenti che si possono, al di là delle frasi uguali che trovate nei Vangeli ufficiali, perché era conosciuto sia da Matteo che da Luca, solo che non ne capivano un cazzo di quello che voleva dire, perché erano dei ignoranti, esattamente come dice Marco, gli unici riferimenti che si trovano sono nei giacimenti di Osirico, cioè Osirico, una città dell'Egitto che aveva delle grosse biblioteche. Quando sono arrivati i cristiani hanno preso tutto il materiale gnostico, tutto il materiale pagano, lo hanno buttato nelle immondizie. Essendoci poca umidità, molto secca l'aria, questa roba buttata nelle immondizie si è conservata in buona parte, per cui è stata recuperata dagli studiosi. E si è scoperto che sia il materiale pagano sia il materiale gnostico aveva dei sensi talmente sconosciuti, talmente diversi da quello che era la pratica, che erano interpretabili. Infatti il traduttore del Vangelo di Tommaso di Didimo a un certo punto dice che sì, io non capisco un cazzo, cioè non riesco a capire certi passi, non so cosa ma si ma basta riferisce. Pensare ad esempio al discorso dei cosiddetti rotoli del Mar Morto, scoperti nel 48, e fino adesso se ne sa ben poco in circolazione, cioè addirittura tutto quanto è chiuso, segretato, proprio perché dimostra chiaramente la menzogna che non esisteva il Dio, non esisteva il Messia, non esisteva il Cristo, ma era soltanto la capacità di elaborare materiale degli altri, assemblarli secondo una logica criminale e costruire la criminalità della Bibbia e la criminalità di un presunto insegnamento di Cristo. Poi i nostri amici, gli amici anticlericali che fanno trasmissioni di domenica, no? Loro fanno una ricerca anche archeologica, non è che come noi che facciamo una ricerca di principio etica, no? Loro praticamente hanno detto, e penso che sia assoluto quello che cioè, reale, insomma, che l'ultima elaborazione della Bibbia è del 1300. Per cui il depennato sistemato ad hoc fatto all'interno del 1300. E non ci sono testi più antichi di questo. Sì, beh, infatti non esiste nulla che sia valido che dal punto di vista storico o sostanziale. Sì, ciao, sta attento. Conoscete la storia del dio Mitra? Sì. Greco, mi sembra, no? No, beh, storia greca. Siriano. Eh? Persiano. Ecco, ascoltavo una trasmissione, no? E, alla ricerca di Dio fatta alla RAI tanti anni fa e una signora che probabilmente ne sapeva molto, anzi sicuramente più di me, ha detto che lei nel leggere un po' tutto quello che contribuisce a creare la religione attorno a Dio Mitra, no? Sì.
Praticamente trova delle similitudini nel Vangelo dei cattolici. Sì. Sai perché? Ma ne ha citate parecchie. Sai perché questo? Perché a Roma i seguaci di Mitra, no? Cioè i mitriani, erano contemporanei ai primi, all'arrivo dei primi cristiani, tipo Pietro, Paolo, eccetera. E i martiri di Nerone, cioè i martiri della prima parte, in realtà non erano cristiani, come l'ancia tradizione, erano seguaci di Mitra. Sì, ma lei, quello che mi interessava, Claudio, è che lei datava appunto, cioè la religione di Dio Mitra era molto, era venuta molto prima del cristianesimo. Sì, del, sì. Quindi dice che il cristianesimo, anche nelle scritture eccetera, è stato molto influenzato, ha copiato molto da questo. Si chiama furto sacro. Ecco, allora voglio dire, se ci mettiamo d'accordo su queste cose, no? Se addirittura storici eccetera dimostrano questo, voglio dire, non si può arrivare a delle conclusioni, ma ci vuole tanto. Come si può dire, ma io questa cosa non mi interessa, il resto della mia idea. Centro, vedi, cioè, le nostre idee su che cosa sono fondate? Sul fatto che rifiutiamo sempre anche la verità, benché venga da reperti storici, da delle dimostrazioni che sono... Come si può dire? Beh, guarda, qui c'è una dimostrazione, no, è chiara. Per esempio, se torniamo indietro, Gilgamesh, no? Io ho letto un giorno, ho aiutato mia figlia a fare un capitolo di storia e parlava di insomma, la Bibbia, l'arca di Noè, ma è una cosa che loro l'hanno scritta migliaia di anni prima. Ma è tale e quale la Bibbia? È comprensibile, perché l'inondazione ce l'ha in mezzo ai fiumi, fra il Tigre e l'Eufrate, per cui il concetto dell'inondazione mondiale ce l'ha in quel campo, non in Palestina. Ma allora, sta gente che pensa, per esempio, che sia solo la Bibbia a riportare certi fatti... Ma guarda che la gente non pensa a quello. La gente è abituata a prendere come testo sacro. Per loro è l'unico, non so, è l'unico libro che racconta dei fatti sicuramente avvenuti, sicuramente veri, perché c'è Dio come autore di questi fatti. E se andassero a leggere un po' di storia, basterebbe solo un libro, guarda, ve lo consiglio, un libro di terza elementare che ha mia figlia. L'ho ancora a casa perché ho detto, se qualche volta qualcuno mi contesta queste cose, gli faccio leggere quel capitolo di storia. E allora vorrei vedere come reagisce di fronte a un fatto che hanno scritto praticamente, gli ebrei hanno copiato pari pari quello che hanno scritto 2-3 mila anni prima popoli con religioni diverse. Salvo che se lo sono adeguato di volta in volta. L'hanno assemblato in maniera... quello che dicevate voi prima, no? Questa copia proprio. Ma guarda che Ivano e Laura te lo dicono meglio di me, sai. E allora cosa pretendono? Non hanno neanche l'originalità questi testi sacri. Non hanno niente di originale. No, ma infatti è una cagata pazzesca. Cioè proprio in termini di... E allora io dico, ma di fronte a un dato di fatto che... Ma uno ha l'intelligenza, ha la capacità di mettersi di fronte a queste situazioni e al limite, se è onesto, o le smonta nel senso che dimostra che tutto questo che si dice, che dico io, che dite voi o che è scritto nei libri è una falsità, oppure noi stiamo giocando con il cervello dei nostri figli, con la costruzione mentale dei nostri figli, perché guarda, dopo l'ora di storia, che dice un sacco di cose giuste, viene l'ora di religione e lì si rovescia tutto. Allora io dico, una scuola fatta così fa solo crescere delle persone che un domani non saranno capaci di controllarsi, perché neppure il loro pensiero è stato controllato. E questa è una mediazione, eh? Va, ti saluto, va, perché mi dispiace dire queste cose. Ciao. Ciao. Questa è una mediazione che è stata fatta nelle scuole, perché o si cacciano fuori i cattolici oppure bisogna in qualche modo convivere. Per quanto riguarda poi quello che è la verità, cioè, ricordate che esiste una sola prova che è stata inconfutabile dell'esistenza di Dio. Cioè l'esistenza del Dio cattolico è c'è una sola prova che nessuno è mai stato in grado di confutare. Lo sapevi, Francesco? No. Lo dice la Bibbia. Questa è l'unica prova che nessuno è mai stato in grado di confutare. Sì, no, ma ciao, Nico. Ciao. Lei che ha parcheggiato la macchina in quel modo? Sì. Lei trova già attaccato 3 cartelli di contravvenzione? Sono 150.000 lire. D'accordo, poi facciamo i conti. Il professore si è cascabussato. Astrea. È uno dei... Dovremmo pagare i danni, sicuramente. No, ma è uno che del tuo gruppo. È il mio capo. È il mio maestro. Potevo immaginarmi con un discepolo così. Ciao, amico. Ciao.
la prova che esiste, cioè lo dice la Bibbia, è l'unica prova che è inconfutabile. Infatti al processo che è stato fatto a Galilei, no? E si diceva Galilei, ma che cavolo dici tu? La Bibbia dice così, lo dice la Bibbia, cioè tu cosa ti permette di verificare cose diverse da ciò che dice la Bibbia? Questa è l'unica cosa che nessuno, ma sì, anche perché ti bruciavano. Sì, sì, ma infatti, cioè non esiste nessuna prova che il Dio dei cristiani esista, cioè proprio solo l'autoaffermazione loro, ma la loro affermazione non ha nessun valore, non ha nessuna sostanza, proprio non esiste nulla al di là di questo. Di gigante Mesh sono state scoperte alcuni versetti iniziali che parlano anche del diluvio, che riaffermano ancora il discorso del diluvio. Gli ebrei hanno preso anche dei fenici, hanno preso dalla Siria. Sì, da ma tutte... sono stati scoperti nel fondo di un museo, non mi ricordo più quale. Sì. E nel fondo di un altro museo sono state scoperte 50 frasi di Empedocle, credo, ancora sconosciute. Ogni tanto si scopre qualcosa di nuovo. Sì, anche perché hanno sempre occultato le cose, logicamente. I cristiani sono stati bravi nel distruggere, e quello che si rimane sono sempre dei frammenti. È proprio la caratteristica fondamentale, sempre quella della distruzione del monoteismo. Vai. Buongiorno, sono in Magenta. Buongiorno a tutti. Volevo chiedervi, no? Sì. Secondo me sembra che, perché siccome che mi confondo anche ormai furia di sentire la radio, quando che ho sentito, eccetera, ma mi sembrava prima che stavi parlando dell'8 per 1000, no? Sì, abbiamo accennato, sì, sì. Ecco, sì, sì. Allora, a me mi sembra, no, che oltre all'8 per 1000 e tutti i schei che bisogna dare, che per questo, no, bisogna, perché mi non vedo niente, ma comunque... è qui che ho stato che dai anche soldi miei dei metasse, no? E mi credo però che oltre quelli, no, tutti i soldi che viene pagati questi imbonitori che lavorano nelle scuole, no? Per chi va a vendere un prodotto loro, certo, nelle scuole italiane, laiche, e noi li paghiamo, perché esatto, non credo che lo stipendio dei preti e dei suore che fa... No, lo paga lo Stato. Ecco, che siamo noi. Sì. Allora non è solo l'otto per mille che chiediamo, certo, ma anche tutti questi stipendi per chi vada a vendere un prodotto. Ma vuoi la cosa peggiore ancora? Queste persone che vanno a fare questo non sono neanche assumibili, cioè non vengono assunte, ma vengono assunte di volta in volta dalla curia, che può rifiutarle anno per anno, per cui sono in perenne ricatto. Sono super ricattate. Vabbè, comunque, e dopo fa parte di tutta quella schiera di baby pensionati, perché mi preti e pensionati giovanissimi, che non lo so tanti, chi si andrà a fare 4 H, cominciando da quando che andavo a scuola a quando che andrà a scuola a me fiore, che nell'ora di religione si faceva tutto meno che fare niente di quello che sarebbe stato, no? Perché il quando che andavo a scuola mi veniva dentro il prete e se vedeva il giornale, si chiamava Don Rodighiero, e se vedeva il giornale ne guardava da sopra gli occhiali e ne diceva: state zitte disgraziate, e quella era l'ora di religione, quando suonava la campanella te sul piegava il giornale e andava via. Questo per tutti i 3 anni che ho fatto. Mi hai insegnato bene, direi. Hai capito? Zitto, quando che sei a scuola a Mefiora, sta la stessa cosa, che adesso Mefiora ha 35 anni. E allora continuiamo a pagare della gente che quando chi noi semina zizzania, che fa solo perdere un'ora di tempo, chi si andasse a fare un po' di ginnastica o un'ora di lingua, sì, visto che meglio, siamo l'unico paese europeo dove che veniamo fuori dalle scuole, mica ho 60 anni, e ho un'amica tedesca che avevo conosciuta, che avevo 17 anni, e ne aveva 18 perché era dal 37, e quella che siamo conosciuti in 17 e 18, lei era tedesca, parlava perfettamente l'inglese e il francese, va bene? Perfettamente, e mi, da para all'occa italiana, l'anno dopo si veniva al mare a Jesu, cioè saremmo conosciuti a Jesu, a proposito quell'anno lì, no? E a me diceva che era il primo anno, no, l'anno dopo, quell'anno che saremmo conosciuti al mare, e a me diceva che era il primo anno che vedeva il mare, non l'aveva mai visto. E mi ho detto, scusa se ho detto, perché in mia, ignoranza, non sapevo mia che esisteva le piscine, no? Mi credevo che esistesse solo il mare, che se va solo il mare a nuotare. E ora che ho detto, ma se te che i costumi che sei tutti sbiaditi, come fai a non essere mai dal mare? E mi ha detto, ma noi nelle scuole che avevamo le piscine, dunque fai il conto, vai in drio de 40, e non 60, vai in drio de 43 anni.
di una Germania distrutta. Pensavano a costruire il futuro. In una sì. Germania distrutta dalle bombe, i costruiva le scuole già subito con palestre e piscine. Perché costruivano il futuro, no? E con le lingue, capito? Con le lingue. Esatto. E qua, mi ricordo tre parole di francese, Monsieur che è una scuola dopo di me, lascia quattro parole di inglese, quattro di francese, e dopo te vedi i contadini olandesi, che sì. parla perfettamente l'inglese. Sì, sì, ma infatti. Hai capito? Sì, sì, perfettamente in inglese. E mettiamo ancora l'ora del Re John, perché se noi te dice solo io c'hai, state zitte disgraziate, e fa qualcos'altro, ma che comunque niente da buon. E noi altri li paghiamo, oltre all'8 per mille, sì, e oltre a tutto il resto, e oltre a tutti quei gente che crede ancora di comprarsi il paradiso e Gherassa, perché voi altri non avete idea che razza di lasciti ancora lo so che bene. La Chiesa la ha. Lo so come funziona il meccanismo. Non credi che le menti si sia aperte. No, ma infatti limitate. Se si compra il paradiso attraverso i beni materiali che se lascia la Chiesa, e la Chiesa è ben contenta di continuare ad abbindolare la gente che va fuori dal paese. Vi saluto. Ciao, grazie. Ciao. Noi siamo un po' alla fine, Francesco, siamo già alla fine della trasmissione. Se vuoi concludere tu, Francesco. Ecco, sul discorso dell'insegnante di religione, io cito una parlamentare italiana, dal Corriere della Sera 7 novembre, dice fa. Gloria Buffo, che è un onorevole dato al Parlamento, dice fa: la Chiesa ha già 25.000 docenti di religione, costano allo Stato 1.200 miliardi, tenendo conto che appunto questi vengono nominati dal Vescovo e possono fare qualsiasi cosa. E in questa da parlamentare si pone anche il problema di come si può essere un comportamento e di come queste persone sono sottomesse alla volontà del Vescovo, perché questi insegnanti e per insegnare non fanno in base alla capacità, ma in base al gradimento del vescovo, e questo già è già significativo di come potrebbe essere una futura scuola privata cattolica con i soldi pubblici. Bene, noi qui concludiamo la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vai, Francesco. Ecco, aggiungo un'ultima cosa. È uscito il bollettino numero 7 di novembre, il bollettino che noi diamo gratuitamente a tutti quanti. E chi è interessato può scrivere all'indirizzo dell'istituto o telefonare al 0338 39 17 27. Su questo bollettino c'è il pericolo giubileo ed è l'intervento fatto sul Corriere della Sera del 6 ottobre dell'architetto Fucas, che dice tutto sbagliato e delle cosa succederà appunto a Roma con il giubileo. C'è un comunicato degli indiani Lakota dal titolo I Lakota contro la New Age. C'è un bel articoletto di due pagine sul 25 dicembre sul Sole Invitto, e c'è un ricollegamento al Dio Mitra. C'è la recensione del libro di Ronchey, Resteremo alla Vaticana, cioè cosa succederà nell'anno 2000. E dopo appunto c'è una rassegna stampa di Linia Priapo, e c'è un po' di mitologia, si parla della divinità Eru in nome. Chi è interessato a questo bollettino, che è gratuito, può richiederlo. Alcune copie comunque le lasciamo anche qua in radio. Perfetto, io chiudiamo qui la trasmissione. Vi ricordo che sono in trasmissione alle ore 19, fra le 19 e le 20. Parlerò di Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Questa sera credo che sia il pezzo sul profumo, parleremo proprio del profumo. E parleremo un pochino anche del concetto di istruzione, di inferno, eccetera.